Il guaio è esserci abituati all'abbondanza. Quando aprivamo il rubinetto e la pressione era tale da far schizzare l'acqua tutta in giro. Poi è andata sempre peggio. Scarse precipitazioni, reti colabrodo e surriscaldamento globale hanno fatto scendere i valori. I cittadini si lamentano, e non solo quelli senza autoclave. Siamo comunque nei termini del contratto di servizio, replica l'ACA, messa sotto pressione anche dai giornalisti. E ammette che in effetti la rete idrica è praticamente da rifare per metà. Qui siamo in via delle Coccinelle, a Monte Silvano. Da una media di 5 bar di pressione che abbiamo sempre avuto, abbiamo registrato da un minimo di 0,2 bar a un massimo di 2 bar durante la notte. Noi siamo dotati di autoclave, così come tutte le palazzine dei dintorni. Ma tutti abbiamo avuto problemi prolungati per diversi mesi. Da qui l'idea di fondare un comitato, inizialmente di quartiere, ma siamo stati contattati da diversi cittadini di molte zone di Pescara e anche di Chieti. Partita la voglia di fare da stimolo, di essere da impulso alla politica affinché con gli strumenti idonei che sicuramente hanno, in quanto i sindaci sono soci dell'ACA e la governano attraverso l'assemblea dei soci, di stabilire delle priorità ed una programmazione industriale tesa a delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che possano valorizzare al massimo questo bene comune. Se adesso è bassa la pressione, evidentemente è perché viene mantenuta bassa. C'è un generalizzato calo di pressione, ma che non si tratta di emergenza idrica, non si tratta di calo di portata tale da creare un'emergenza. È un calo fisiologico delle sorgenti che noi stiamo attentamente seguendo. Abbiamo anche fatto una richiesta di integrazione di portata da parte del Ruzzo, l'acquedotto del Ruzzo da Pineto, che viene verso Montesilvano, Pescara. Avete anche ridotto voi la pressione? No, la pressione si è ridotta da sola perché manca acqua a monte, quindi meno acqua alle sorgenti, meno acqua ai serbatoi, calano i livelli e si riducono le pressioni sulle reti. Noi abbiamo fatto interventi importanti di riduzione di pressioni laddove le pressioni erano esagerate. Faccio un esempio: una rete a 5 bar è inammissibile oggi come oggi. Perché? Perché la maggior pressione crea anche maggiori rotture e maggiori perdite. Contratti di servizio, pressione minima da garantire all'utenza 0,5 bar. Non abbiamo mai nascosto, ormai i dati sono ufficiali e noti a tutti, che ci sono perdite attestano intorno al 45-50%. Cercheremo di trovare, abbiamo fatto richieste anche tramite ERSI alla Regione, al Ministero, di far rientrare nel recovery plan qualche importante finanziamento per ricreare una situazione di ristrutturazione delle reti.